Ciao a tutti da Marcus, questa sera parliamo di Impiegati, un film per la regia di Pupi Avati realizzato, uscito nelle sale nella primavera del 1985. Beh, per farlo non ci sembrava di meglio che parlare proprio con il protagonista Claudio Botosso che abbiamo qui con noi. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. E anche ciao ad Antonio da Ciao, Rovigo. ciao, ciao ciao. Antonio. Ciao Claudio, ciao, è un piacere come sempre. Ormai siamo diventati in Sì. famiglia, eh? Esatto, è sempre un piacere. Antonio ha realizzato un'intervista qualche anno fa proprio per Sì, il io David.com. e Giuseppe, il mio socio radiofonico, abbiamo avuto più di una volta il piacere di parlare con Claudio e insomma averlo ospite, insomma è sempre una bellissima esperienza. Oggi parliamo particolarmente di un film che anch'io amo parecchio, essendo un avatiano della prima ora, come sai. Eh sì. Bene, allora partiamo subito con una serie di constatazioni, domande, insomma. Ma intanto parliamo dei provini, insomma, come ci sei arrivato a protagonista di questo film? Poi, tra l'altro, il tuo primo film, quindi Sì, il il film mio da primo film, protagonista. sì, è stato il mio esordio in cinema. Sì. Ma è arrivato in maniera molto, diciamo, da una parte in maniera classica, dall'altra parte in maniera un po' anomala, insomma, sorprendente, perché io in quell'anno avevo fatto uno spettacolo teatrale in cui non veniva a vedere nessuno, che non, nessuno veniva a vedere. Allora mi ero un po' demoralizzato e ho deciso di andare negli Stati Uniti, di lasciare questo lavoro, cioè questa professione avevo da poco intrapreso, e andare negli Stati Uniti. Per cui ero andato a lavorare in un ristorante a fare il lavapiatti per comperarmi il biglietto, no? Cioè ero giovane, 26 anni, quindi e non so, un pomeriggio, sai, c'è il break tra le 3 e le 6 più o meno, no? Chi lavora nei ristoranti. Un pomeriggio la casa, all'epoca non c'erano i telefonini, squilla il telefono di casa e mi dice: "Sono Antonio Avati, il fratello di Pupi, produttore, no?" Sì. Ma io pensavo fosse uno scherzo all'inizio, no? Dico, ma un po' sono stato uno scherzo. Dice: "Ah no, sai, dice, io vorrei che se vuoi fare un provino con mio fratello." Ma io al momento non riuscivo a capire, non riuscivo a veramente a capire cosa stava accadendo. Dice qua, non c'è neanche a capire che mi stava facendo lo scherzo, no? Perché scusa, io ero un attore di teatro, un giovane attore di teatro totalmente sconosciuto, lo chiama il produttore di un regista importante e quindi mi dico, ma mi staranno prendendo in giro? Però sentivo questo accento bolognese che lui aveva, dico, ma forse è vero, insomma. Vabbè, per farla breve, ci credo e vado a fare un provino. A fare un provino, ne ho fatti, mi sembra, quattro di provini, perché lui non era convinto, insomma, cioè non era convinto, doveva, ne ha visti parecchi, no? Allora faccio quattro provini, mi ricordo uno lo fece anche con Elena Sofia Ricci, lui ci mise insieme per vedere come stavamo, no? Come coppia. E poi, vabbè, fatto i provini, io me ne andai, sono andato in vacanza, scusa, che c'è. Abbiamo perso Claudio. Abbiamo perso. Beh, tagli, no? Eh? Puoi tagliare. Ci C'era una siamo? telefonata, mi sono Ah, ecco qua. dimenticato di bloccare il telefono. Ok. Era E il provino che stavi facendo allora, ho con la fatto il Sofia provino, ho Ricci. fatto i quattro, cioè ho fatto questi provini e lui mi dice, vabbè, era luglio, mi sembra. Vabbè, vai in vacanza e ti facciamo sapere, classico, no? Cioè, come avviene i provini. E io andai, io all'epoca abitavo, mia madre abitava a Biella, andai a trovare mia madre a Biella in Piemonte e insomma, dopo, adesso c'è un inciso abbastanza, come dice, diciamo drammatico, perché una sera io devo andare, la sera di Ferragosto, devo andare con mia madre a cena da mio fratello. Abitava in un paese vicino. In sostanza, mio fratello cade dal terrazzo, viene ricoverato in un ospedale a Novara e dopo 15 giorni insomma, va in coma. Una mattina chiamano dall'ospedale di Novara e
risponde mia madre, a presto alle 6, e le dicono che è morto, mio fratello era morto. Ah. Alle 11 del mattino, dello stesso giorno, chiama la produzione di Avati e mi dice che mi avevano preso per il film. Quindi io mi trovo in uno stato emotivo e psicologico, cioè sono confuso, totalmente confuso, perché di qua c'è un'emozione estremamente forte, che è quella della morte di un fratello, e di là c'è l'opportunità che la mia carriera possa cambiare. No? Mm-hmm. Quindi stiamo parlando dell'estate 84, sì, più o meno. Estate 84, agosto 84. Agosto 84. E vabbè, poi, insomma, e quindi ho vissuto quel momento abbastanza contraddittorio, non sapevo veramente cosa pensare. E, no, io lo dissi a mia madre, dice, guarda, mamma, mi hanno preso nel film, poveraccio, questa donna, la cosa che ha potuto rispondere, ha detto, guarda, sai, di film se ne fanno tanti, ma... No, di figli non è così. Vabbè, su, adesso questo l'ho detto perché per cronaca mi sembra anche... Mm-hmm. Vabbè, cioè, certo. Torno giù a Roma e vado in produzione per firmare il contratto. Mm-hmm. Antonio Avati mi dice, vabbè, come, se, dice, come va, come non va? Dico, così abbastanza bene. Non avevo intenzione di dirglielo, che era morto mio fratello. Non volevo complicare la situazione. Mm-hmm. Poi a un certo punto mi sono sentito e dirgli, guarda, è successo questo, dice, ah vabbè, allora andiamo da Pupi, nell'altra stanza, e Pupi dice, allora non può fare il film. Dico, rimango, cazzo, ho detto, perché gliel'ho detto, no? Cioè, sì. Cioè, guarda, dico, guarda, è morto mio fratello, ma per fare il film lo dico e perdo anche il film. Dico, guarda che cazzo di sfiga, guarda, a volte stare scritti è meglio. Invece Antonio Avati, in modo molto raffinato psicologicamente, dice, ma no, dice Pupi, magari lo aiuta a superare il dolore. E Avati ci ha pensato, Pupi ci ha pensato, vabbè, sì, è andata così. Insomma, questo è stato l'iter, però posso anche raccontarti la cosa divertente nello stesso tempo. Quando firmo il contratto, allora firmo una cifra, insomma, abbastanza... piccolina, perché all'epoca esordivo come protagonista, quindi allora Antonio dice, ah, ma sei contento? E dico, sì, dovresti darceli tu i soldi a noi. Perché erano pochi, adesso non posso neanche dire quanti erano, però erano veramente, erano pochi, però era l'occasione, insomma, facevo un film da protagonista, non so quanti attori abbiano iniziato facendo il protagonista, tu sei uno dei pochi probabilmente, almeno uno dei pochi, sì, è un colpo di fortuna, sì, ma, penso com'era, che volevo smettere di fare questo lavoro. Ma scusami, una domanda da ignorante, ma all'epoca c'erano questi tabulati con i volti, gli annuari del cinema, cosa sceglievano in base, guarda, o era iscritto a un... c'erano mille volti. No, all'epoca c'erano che gli agenti, tu era per esempio era costosissimo una volta per i giovani attori, perché tu dovevi fare un servizio fotografico, no? Sì. E poi dovevi comprare le stampe erano grandi, tipo così, insomma, adesso non mi ricordo più, tipo lo schermo di un computer, no, di quelli piccolini. Sì, formato A4. E costavano, perché tu ogni produzione andavi, lasciavi la foto, però non è che tornava indietro. No? Cioè, e quindi ogni tanto dovevi stamparle, quindi per un ragazzo giovane che iniziava erano soldi, no? Certo. Così funzionava, cioè, però nel caso mio c'è stata questa chiamata di Antonio direttamente, credo, non ho mai saputo il motivo, non ho mai saputo perché lui mi ha chiamato, credo che lui mi vedesse per strada, abitavamo vicino, no? Mm-hmm. Cioè, di fronte, proprio di fronte, in via del Babuino, proprio di fronte. E io avevo una fidanzata napoletana, molto appariscente all'epoca, mm-hmm. no? Napoletana, bella, bella ragazza, napoletana, che aveva un cane, mm-hmm. Come si chiama quelli neri con le orecchie lunghe, il cocker, aveva un cocker. Ah, nero. Cocker, molto simpatico, nero, e Antonio Avati aveva un cane anche lui, credo un cane lupo. Probabilmente a forza di guardare sta napoletana, sta mia fidanzata napoletana, cane, cioè, ha dovuto guardare anche me. Ah. Ha detto, questo qua potrebbe essere, no, hai capito? Poi certo. Nord, insomma,
ero del nord, ma credo, non lo so, vabbè, insomma, adesso io questa cosa non l'ho mai saputa, perché me lo chiesero anche al Festival di Cannes, alla conferenza stampa, e io non lo so, credo, ho detto, guarda, credo che mi abbiano segnalato una collega, non lo so. Certo. Comunque, fatto questo, mi hanno... Ho iniziato le riprese del film. Come sei stato accolto dall'anonimato? Come sei stato accolto in un cast che comunque vedeva attori che erano comunque già magari un po' apparsi, erano già più conosciuti, tu entrando da nuovo, diciamo, però come protagonista. Come è stata questa esperienza, l'accoglienza, il rapporto nel set? Ma no, guarda, sai, c'è una gerarchia nel cinema. Quando tu sei il protagonista, sei il protagonista. E quindi c'è immediatamente un rispetto nei confronti del protagonista da parte di tutti gli attori, anche se tu ti trovi a essere un attore sconosciuto, poi magari di là c'è un attore, un grande attore prestigioso, anche internazionale, comunque il riconoscimento del protagonista è una cosa importante nel cinema, ma anche in teatro, no? Perché sai, fare il protagonista in cinema soprattutto è una cosa faticosa, cioè non semplice. Assolutamente non semplice, per cui non c'è avuto nessuno, anzi, poi sai, effettivamente di famoso non c'era nessuno, perché Barbareschi, sì, famoso, ma non era famoso, tutti quanti alle prime armi, erano tutti alle prime armi, sì, assolutamente, un cast di quasi sconosciuti, sì, esatto, perché poi le recensioni parlavano proprio di un cast di giovani attori sconosciuti, sì, che lui mise insieme, che Pupi mise insieme in maniera molto, con grande armonia, nel senso trovò i ruoli, trovò gli attori per i ruoli perfettamente, insomma, cioè è una sua grande dote effettivamente. Cioè forse sì, quella più consumata questo... all'epoca era Consuelo Ferrara, forse Consuelo quella un po' più nota, e in parte partexano perché aveva già fatto qualcosa, ma anche lui, insomma, poco. Sì, ma... Forse era l'unica più famosa... tra virgolette, era Consuelo Ferrara. Sì, forse quella molto tra virgolette. Sì, bravo, sì. Però devi pensare che all'epoca i famosi erano De Sica, adesso capito, per parlare, non parlare dei grandi, insomma, di Mastroianni. No, certo, chiaramente. Era di Gargo, insomma, erano, all'epoca c'erano, sì, tutti più o meno quelli che facevano i film di Vanzina. Sì, no? Sì. C'era... ecco, quelli giovani erano quelli che avevano fatto Sapore di Mare, queste qua, ti ricordi? Sì, quindi Amendola, ecco, era tu, Claudio, ecco, dei giovani c'era Claudio Amendola, c'era Bonetti, Massimo Bonetti, c'era un gruppo di giovani, no? Attori che già avevano fatto qualcosa di importante. Sì, ma adesso li elenchiamo, anzi, credo che Antonio voglia farti anche qualche domanda, diciamo, sui tuoi colleghi. Perché è un personaggio che a me ha incuriosito sempre moltissimo, è lo scomparso Nick 900, che rapporto hai avuto con lui sul set? Con Nick sul set io mi dovevo girare dall'altra parte perché mi scappava da ridere, cioè quando lui parlava io non potevo guardarlo, quando avevamo le scene insieme, se lo guardavo mi dovevo sforzare di non guardarlo e di non ascoltarlo perché mi veniva da ridere. Una volta proprio mi sono girato, proprio dicono io non posso trovare. Accendo la luce intanto, scusate. Era veramente, cioè mi faceva morire da ridere. Anche perché lui poi qui faceva questo personaggio con questo sogno di andare in America. Sì, bravo. Che veniva un po' preso in giro dagli altri, ma lui è sempre riuscito a mixare questa ingenuità e comunque allegria nei suoi personaggi. Ed è fantastico. È un personaggio stralunato, che comunque ha avuto un certo successo, ricordiamo, proprio in questi giorni che è morto Costanzo, lui era famoso perché andava dal Costanzo Show. Certo. Ah, no, ma poi ne ha fatti tanti con Avati, lui di film, sì, ne ha fatti 3 o 4. Sì, sì. 4, anche Parisini, che adesso è morto, poverino. L'anno scorso, sì. L'anno scorso, anche lui ha fatto già 3-4 film con Avati. Sì, cioè, infatti. 3-4, sì. Non mi ricordo. Quindi, no, veramente, Nick 900, quando avevamo le scene insieme, perché adesso mi ricordo, c'era una scena dove lui è da solo e gli chiediamo un po' tutti, gli chiediamo, scusa Nick, ma veramente vuoi andare in America, tipo una cosa del genere? Mm-hmm. E lui spiega, e io non potevo guardarlo, mi dovevo girare dall'altra parte perché...
mi faceva ridere, cioè lo guardavo e ridevo. Ma era, andava col copione o a braccio? No, andava a braccio. A braccio? Beh, sì. A braccio, dicevano, di, ma in America, perché lui secondo me metteva insieme un po' la sua vita, un po', cioè, non lo so, era uno, era, improvvisava tutto. Era, quando tu lo vedevi al Costanzo Show, lui era uguale anche in cinema. Era così. Perché sostanzialmente... la differenza tra caratterista e attore, insomma, questo è la... Come? Dico, la differenza tra il caratterista e l'attore è quella, diciamo, no? Sì, lui era sì, un caratterista, sì. Era un caratterista molto... Però veramente era più che stralunato. No, sono, io guarda, adesso io gli ho veramente voluto bene, ma rimanevo anche stupefatto di fronte a lui. Cioè, è quel tipo d'attore che tu rimani stupefatto, dici, ma dove trova queste... Mentre un attore, attore classico, studia, si prepara, cose di questo genere, lui gli arriva tutto così, fuori, così, in maniera naturale, e con dei tempi comici che erano veramente stupefacenti, insomma. Se no, diciamo, non avrebbe avuto questo successo, non sarebbe stato chiamato da Costanzo, no, a fare gli show. Certo. Antonio, volevi dire qualcosa? No, ricordo anche a tuo fianco Giovanna Maldotti, attrice che a livello di film poi ho visto pochissimo, ma diventerà nei primi anni 90 il volto cinematografico di Telepiù, la nascente Telepiù 1 all'epoca. Ah, vero, quindi bravissimo. La conobbi visivamente più così all'epoca, che e poi riguardando Impiegati, che era anche il volto giornalistico barra comunque cinematografico di Telepiù 1 nei primissimi anni 90. È vero, me l'ho scordato questa cosa. Lei era una ragazza giovanissima, cioè aveva 20 anni, 21, credo, di Torino, ma non aveva, non voleva fare l'attrice lei. Me lo disse proprio un giorno, ma dice sì, però sto provando, cerco di capire se mi piace, no, perché credo studiasse ginecologia. Ah, allora, mi sembra la ginecologa voleva fare, e poi l'ho persa, pensa, non l'ho mai più vista. Tra l'altro fece Ultimo Minuto di Avati 2 anni dopo. Sì. E poi nient'altro a livello di filmografia. Ma credo che a lei non interessasse fare... Sì. Ha provato, ma forse non era interessante. Diciamo che nel film Impiegati, insomma, era il ruolo della più carina, diciamo, no? La più, insomma, la sì, più bella del diciamo film. La madre, un certo, poi la madre. Con la fortuna di portare fuori gli Impiegati, appunto, hai avuto. Esatto. Con la tua Reno 11, mi pare che fosse. Bravo, Bianca, bravo. Ah, lì c'è un episodio, lì c'è. Sì. Di quando accompagno la Maldotti. Con la e tu, imbranato, ovviamente, avevi chiuso il pistolotto è la prova d'amore quella, no? Della portiera. Ah, sì, è vero, scena. Ma adesso non riuscivo... No, ti voglio raccontare un altro episodio. Allora, quello era un camera car, no? Il camera car all'epoca si faceva così, insomma, si metteva o la macchina di fronte, veniva montata la macchina da presa di fronte, no? Oppure di lato. Sì. Ma il camera car ha di lato, quando viene montata, c'è una struttura in ferro che è lunga così, cioè un metro e venti, allora, e stava dalla parte mia. Allora io guidavo la macchina. Allora c'era la scena, era che con la macchina arrivava, era un viale di notte all'Eur, e arrivava con dei lampioni, no? Mm-hmm. Poi le scendeva, su, adesso per fartela breve. Cosa succede? Quando tu dici, vabbè, facciamone un'altra. Allora devi riportare la macchina al punto di partenza. Di solito c'è un runner che fa questa cosa, no? Mm. Cioè, se tu scendi la macchina, ma... allora dico, ah, te la porti su tu la macchina? Dico sì. Allora, io pensavo di guidare la macchina normalmente, ma non mi ricordavo più che c'era 1,20 m in più, hai capito? Quindi sono andato direttamente contro un palo della luce e ho rotto la macchina da presa. No, perché non c'avevo, non pensavo, no, dico, guido la macchina, era la mia prima esperienza. E sono rimasto, cioè, mi sono sentito mortificato, cioè certo, senso di colpa, e ho detto, ecco, cazzo, ho rotto la macchina da presa, no, già il primo film, adesso mi licenziano, mi mandano via, dice, guarda, hai rotto il cazzo, vatti via, dai. Hai pure rotto la macchina da presa, vai via. E invece, no, non ti preoccupare, poi
quando fai camera casa, quelle piccole, all'epoca, beh, adesso ci sono quelle digitali, però all'epoca erano, sai, costavano anche di più. Certo. Era tutto diverso, insomma. Bene, Dario Parisini, insomma, ci dispiace, è morto lo scorso anno, purtroppo per un brutto male. Hai avuto qualche altra occasione per lavorare con lui o no? No, immagino di no. Non ci siamo più visti, no. Non vi siete più visti. Comunque, rapporti sul set, immagino, buoni. Buoni, sì. Tutti erano buoni i rapporti. Certo. Ma sai, erano tutti ragazzi giovani, all'inizio di una carriera. Tutti contenti di stare lì a fare un film. Certo. Perché dobbiamo incazzarci, dici, voglio dire, siamo tutti contenti. Arrabbiarsi. Arrabbiarsi, no? Cioè stai facendo un film, c'hai 25-26 anni, stai facendo un film. No, non è che stai lavorando in una filatura, in un supermercato, no? Insomma, certo. Antonio? Sì, adesso al di là del cast, che più o meno lo abbiamo un po' analizzato con Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi, che aveva già fatto il cult di Deodato, Annibale Holocaust, ma non era ancora un cult, quindi insomma non... Ricordiamo Cesare Barbetti, che era anche doppiatore di Robert Redford. E grande attore a Vaticano. Era la voce di Robert Redford, certo. Cioè a mio padre, come no? Sì, esatto. E poi sentire la sua voce, che ero abituato ad ascoltare. Barbetti faceva il padre di Parisini, tuo padre lo faceva Orlandi. Barbetti faceva la parte di Parisini, tanto che quando lui è morto poi voleva dormire con Lenzuolo. L'ho rivisto due giorni fa. Vabbè, se ero convinto, sì, sono passati tanti anni. No, loro vanno insieme a vedere la casa. Bravo, sì, vanno, sì. Lui è quello che ha scelto la casa, però lui era il padre di Parigi. È vero, hai ragione. Che dorme, vero, dorme sul letto del... Sì. Con il lenzuolo, perché per quello vuole... Esatto, sì. Esatto. E, tra l'altro, ecco, qual è fu la... Questa è una mia curiosità proprio personale, l'accoglienza di questo film. Ravati ha fatto spesso dei film che poi all'uscita non hanno dato i risultati sperati, magari sono venuti fuori con il tempo. Com'è stata la percezione del film all'uscita? Guarda, allora, la percezione è stata questa: ci furono ottime critiche e fu una sorpresa per i critici, perché i critici erano abituati a vedere i film lui faceva in costume, un po' nostalgici, no? Era appena uscito Noi Tre. Il film precedente era Noi Tre, quello sul breve soggiorno di Mozart da ragazzo in Emilia Romagna, a Bologna. Poi aveva fatto Scolastica, insomma aveva fatto tutti i film, diciamo così, d'epoca. E questo sorprende la critica, perché è un film, un po' era la risposta, diciamo così, seria a Iapis dei Vanzina. Sì. Ha fatto un film, si chiama Iapis, come vogliamo dire, e quindi c'è la risposta seria, insomma, diciamo, non comica. E la critica è abbastanza sorpresa. E mi ricordo un'altra cosa importante, era che c'era un critico che apprezzò molto il fatto che lui non avesse usato la musica contemporanea nel film, no? C'era la musica da discoteca dell'epoca in cui si andava, aveva usato invece tutta musica classica. E io l'ho rivisto, credo, un paio d'anni fa, insomma. È un film un po' alla nouvelle vague, no? Perché rivedendolo adesso, che tutto è anche un po', come si dice, non molto strutturato. Non è un film strutturato dal punto di vista narrativo e anche della regia, non è un film strutturato. C'è un film, è stato un film che è un po' un'istantanea, no? Un'istantanea, quindi è un po' nouvelle vague, insomma, era un cinema, insomma, non strutturato. E questo credo fosse una delle qualità del film. Un po' di pancia, insomma, per pubblico. No, nel senso, proprio registicamente non era struttura, sai, la nouvelle vague, insomma, aveva destrutturato il sistema il metodo narrativo che c'era prima, no? Quello classico, l'aveva un po' destrutturato col fatto di aver scelto
di girare in strada, non più negli studi, girare con i, come dicevo, gli ambienti, quelli naturali, insomma, quelli reali. Per cui questo ha anche nel modo di girare una specie, si dice raffina in americano, non so come dirlo esattamente, dico una parola che non forse sembra negativa, a tirar via, cioè quando si dice strutturato, non è strutturato, no? Come una cosa neanche leggera, non mi viene la parola esatta. Un po' minimal, è, non so. Com'è? Un po' minimal, come? Sì, anche minimal, ma no, il riferimento proprio a quella che era la Nouvelle Vague francese, era proprio un film, ricordava la Nouvelle Vague francese, capito? Cioè, sì, comunque anche bravo a tratteggiare, diciamo, i caratteri, anche quelli malinconici, no? Riusciva a renderli attrattivi. Il bello del cinema di Avati è quello, perché non c'è mai personaggi vincenti, se vai a guardare. Quindi Avati sono tutte persone malinconiche. C'è sempre un'amarezza di fondo nei suoi film. C'è questa amarezza di fondo che però è proprio la sua caratteristica, e anche in questo film è riuscito molto bene. Infatti, voglio dire, penso che anche un impiegato di oggi, nonostante siano passati 40 anni praticamente, possa provare dell'empatia con quei personaggi, no? Certo, il mondo è cambiato, adesso ci sono i cellulari, ci sono i computer, all'epoca non c'erano queste tecnologie, era tutto vis-à-vis, si parlava ancora con le cornette, con il filo, era un altro mondo, d'accordo. Però certe dinamiche d'ufficio ci sono ancora oggi. Ma sono uguali. Ma certo. sono uguali, anzi addirittura riguardando. Quando noi andammo a Domenica Ina a presentare il film, sì, ci fosse Baudo, adesso non mi ricordo più chi c'era. Sì, Baudo, nell'85 c'era Baudo. Ah, c'era Baudo. Allora, c'era Baudo. E avevano preso una piccola delegazione di impiegati veri. Ah. E ci fu una specie di polemica, per cui dice, non è esattamente così. È vero che non è esattamente così, però non è che non era un documentario su impiegati di banca. No, questo. Era un film dove... in qualche maniera entra, no, la creatività del regista, dello scrittore, no, degli attori, quindi era un documentario, no? Però quando facemmo, che il film era coprodotto dalla Banca Nazionale del Lavoro, all'epoca la Banca Nazionale del Lavoro era la banca che come si dice, che finanziava, cioè, i capitali che i finanziamenti che il governo dava, il ministero dava, mm-hmm, passavano attraverso la Banca Nazionale del Lavoro, no? Mm-hmm. Quindi la Banca Nazionale del Lavoro faceva un check del piano finanziario del film e poi decideva di dare, mm-hmm, i soldi. All'epoca il presidente era Neri Onesi, mm-hmm, era che poi si dovette dimettere. La Banca Nazionale del Lavoro era la banca più grande che c'era in Italia, no? Che adesso è stata comprata dai francesi. E facemmo, lui volle proiettare il film nella sede centrale della Banca Nazionale del Lavoro per mi sembra, le nozze d'argento dei vari funzionari, impiegati, dirigenti, no? Mm-hmm. Allora, e lui quando mi presentò a questi impiegati della Banca Nazionale del Lavoro, erano tantissimi, insomma c'era una sala enorme, bellissima, dice, ecco, questo è il figlio che tutti vorrebbero. Perché chiaramente era quello che insomma il film è una specie di educazione, no? Educazione al lavoro, sia sentimentale che professionale. Cioè, certo. No? Ci si può chiamare nel genere quello che si chiama educazione, no? Educazione sentimentale, cioè lo impara i rapporti che esistono all'interno di una struttura lavorativa e anche quindi poi tutti i rapporti sentimentali, sono queste. L'educazione, no? Certo. Perché quando c'era una delle scene finali, quando lui controlla l'orologio, sì, davanti alla banca che deve andare, sì, a Rimini, sì, era proprio Bologna lì. Sì, lì era proprio Bologna, la piazza dove proprio la piazza principale, via Zamboni, sì, credo che sia, sì, piazza Indipendenza. Bravo, esatto. Proprio, sì, è proprio la. E gli ho detto, scusa, ma pure questo, cioè questo proprio, no, cioè tutte le subisce, no? Fai che reagisca un po', che si incazza. Dice, no, deve finire così.
Ah, sì, finisce con un 2 di picche, è vero, finisce con un 2 di picche da parte dell'attrice Lea Martino, che era la figlia del attendevi per una tresca serale, invece lei ti fa ciao, se ne va, che loro vanno a mangiare Marcello Cesena, i gamberoni a Rimini, vanno a mangiare i gamberi a Rimini, se ne andava via con Marcello Cesena, che era un po' il cattivello del gruppo, diciamo, quello un po' pestifero. Era quello che guardava l'etichetta della giacca per vedere se arrivava. Sì, bravo, bravo, esatto. Certo. Anche questa è una fotografia dei tempi pazzesca. Sì, era, guarda, è stato, per questo venne accettato, cioè venne ben accolto dalla critica. Noi andammo pure a Cannes, mi sembra la Kenzen del realizzatore, sì, mi sembra la Kenzen, mi sembra. Sì, sì, te lo confermo. La Kenzen, andiamo alla Kenzen. Sì, sì, te lo confermo. E anche lì venne accolto molto bene, anche la critica fu anche ottima per essere un film con attori sconosciuti, dove all'epoca imperversavano i Vanzina con i loro film, no, questa cinematografia, cioè ebbe degli ottimi incassi. Sì, allora, in tal proposito dico, allora, a proposito di incassi, ecco, qualche dato tecnico, nelle città capozona, quindi parziale, non è l'incasso completo, 562 milioni di lire, che nell'85 non erano pochi, certo non erano i miliardi chiaramente, però e non erano pochi, fu un discreto successo, capozona, poi ci sono state le seconde e terze divisioni, certo. Ma credo abbia fatto alla fine un miliardo sicuramente l'avrà fatto. Sì, sì, l'ha fatto, c'è con sfruttamenti poi in profondità. Cioè, Lea Martino è la figlia del distributore. Certo. Luciano Martino, della DVD. Luciano Martino, sì. C'è anche un commento di tale Anselmi dell'Unità del 22 febbraio 85, quando uscì, che dice: talvolta il bozzetto è di maniera e il patetico in agguato, ma il tono generale è quanto mai azzeccato. Un cenno doveroso, infine, ai giovani interpreti, un autentico campionario di volti, voci e caratteri che il regista asseconda e guida con mano sicura. Questo disse Anselmi il 22 febbraio. L'Unità? Cos'era? Unità? Dell'Unità, sì. Quindi poi vabbè. L'Unità chiamati e non è neanche, capito, non è mai stato schierato. Sì, no? Sì, infatti. Anselmi. Tra l'altro ha anche incassato abbastanza, perché comunque Avati a volte ha fatto dei flop a livello di incasso pazzeschi, pur essendo degli ottimi film, vabbè. È vero, vero. Uno su tutti, Le strade nel fosso, ma quello fu un caso particolare. Quello fu un caso particolare, sì. Film stupendo, ma molto difficile, forse da... Fare i soldi nel cinema non è... Oggi veramente credo sia impossibile, ma già all'epoca indovinare... Come fai a indovinare? Cioè tu devi intercettare in quel momento i gusti cinematografici della popolazione. E no, tu puoi mettere, guarda, se voi ci fate caso, tanti film con delle star hollywoodiane, grandi registi, grandi sceneggiatori, vanno male. Sì. E sbagli qualcosa, non c'è niente da fare. Beh, ricordiamo che in quegli anni il cinema era in profonda crisi, la gente stava a casa a guardare il drive-in, era uscita fuori la televisione commerciale, e all'epoca... Esatto. Io e Antonio avevamo 10 anni nell'84, per cui ci ammazzavamo proprio di televisione e non si andava più tanto al cinema, si andava giusto per le commedie, quelle importanti, i filmoni americani, insomma, ecco, per cui c'era già in corso una crisi importante del cinema. C'era una crisi, sì, è vero. Era già una crisi importante. C'hai ragione, è vero. Sì, sì. Beh, adesso tu mi hai detto 580 milioni, quel film lì può essere costato... 250 milioni, 300 milioni, certo. Ma neanche, perché le location costavano pochissimo, gli attori niente, guarda, con quei soldi sarà già pagato e ripagato. Certo, parliamo a proposito delle location, allora gli interni li avete realizzati a Roma, immagino, gli appartamenti? No, guarda, un po' di interni, allora, la banca è stata realizzata in un centro... fieristico, mi sembra, a Bologna, delle torri bianche, dei sì, ho capito che torri dici tu, sì, sì. Zona fiera di Bologna, fiera, esatto, ho capito. Avevano preso un piano, no? Sì. E lì avevano organizzato l'interno di una banca. Mm-hmm. Poi la casa, l'interno della casa dove abitavo,
a Bologna, l'ufficio del che è stata la prima scena che ho girato, che miseria, l'ufficio di lui, del capo ufficio, che è l'amante della Maldotti, sì, no? Sì. Invece l'abbiamo girata nell'ufficio di produzione di Avati. Ah, ok. Poi ma la gran parte sono a Bologna. Gli esterni sono tutti a Bologna, ovviamente. Gli esterni sono tutti qua a Bologna, comprese le barche. Sì, sì, sì. Quando accompagno la Maldotti è all'Euro a Roma. Ah, ecco, all'Euro a Roma. Quando rompo la macchina da sì, presa. Sì, sì. Ah, ho capito. Che noi abbiamo girato una settimana a Roma, poi tutte le altre settimane, adesso non mi ricordo quante, le abbiamo girate a Bologna. Gli interni della casa, i bar, tutte queste cose qua, erano tutto a Bologna. Questa villa enorme che sembrava quasi un palazzo, era un palazzo antico, quella dove c'è la scena del karaoke, dove... La festa? La festa tra, festa, sì. C'era in questa villa, almeno la spacciavano per una villa. Era una villa sopra Bologna, sono di queste ville antiche di Bologna, molto bella. E... Ah, ok. So perché io pensavo fosse una villa romana, tipo no, era Bologna, Roma era Nord, Bologna, quelle, no. Quei centri di miliardari, non so perché. No, era una bella villa, gli interni abbiamo girati lì, gli esterni non so se è nella stessa villa, anche gli esterni in quella villa lì, gli interni non lo so dove. Sempre a Roma, sempre a Bologna, però non mi ricordo più quale casa era. C'è una poi ricordiamo le musiche di Rizzo Ortolani, molto belle. Sì, certo. E poi vogliamo ricordare magari qualche altra curiosità del film. Dunque, vediamo un po'. Ad esempio c'era, dicevamo appunto, Alessandro Partexano, che aveva un ruolo minore, però è un attore che mi è sempre piaciuto, aveva un volto particolare. Tra l'altro ha lavorato con te anche in un altro film, ma ne parliamo più tardi. Va bene. Ecco, lui era un volto particolare che avevamo visto in un altro film. Antonio, ricordi in che film era di Avati? Forse Zeder? Zeder forse, sì, Zeder. Beh, su Zeder c'era Barbetti sicuramente. No, c'era anche Partexano, però, c'era anche Partexano. Sì, probabilmente. Lui Zeder. Scusate, aspetta, un attimo solo che prendo la sigaretta. Prego, prego, fuma, ci mancherebbe. Sì, comunque le musiche di Rizzo Ortolani sono particolarmente ficcanti, sono belle in questo film, sinfoniche, riescono veramente a rilassarti. Alle volte io me le ascolto perché ho anche sono riuscito a recuperare le musiche. Bene, fumavi anche nell'84, per cui non hai più smesso da allora, no? Ma io ho cominciato, avevo 12 anni. Ah, beh, allora hai voglia, allora non devi più smettere. È inevitabile. No, vorrei smettere, ma non so come fare. Vabbè, non so dai. Come fare. Bene. Ascolta, allora questo.